egizisti di quel mondo. Se volete sapere di più sulla cultura e sul costume che ruota intorno ai ruggenti ambienti, potete guardare il nostro sito www.nonsolocharleston.com nella sezione blog. Le lezioni scorse abbiamo imparato un passo base unito al movimento delle braccia. Adesso mettiamo una variante, lo spostamento avanti e indietro. Ve lo faccio prima vedere. 1, 3, 5, 7, 1, 3, 5, 7, 1, 3, 5, 7, base, 3, 5, 7. Per farlo usiamo lo stesso sistema, cioè ogni volta che ci spostiamo in avanti, solleviamo il peso e poi quando scendiamo abbassiamo il peso e portiamo il tallone all'interno, per cui sul peso talloni fuori, giù peso talloni dentro, sul peso, giù peso. Però invece di andare, di rimanere sul posto come nella base in cui io faccio questo, vado in avanti, per cui 1, 3, 5, 7, torno indietro col sinistro, 1, 3, 5, 7, ho finito col destro, riprendo il mio passo base. Seguo il movimento della gamba che è davanti, base, 1, 3, 5, 7, 1, 3, 5, 7, torno indietro, 1, 3, 5, 7, base, 5, 7. Per tornare indietro abbiamo anche un altro sistema che è una specie di pedal, lo faccio vedere da dietro, per cui vado avanti, base, 3, 5, 7, 1, 3, 5, 7, torna indietro col piede sinistro e porta indietro il braccio destro.